Buongiorno a tutti, ecco qua, oggi vi mostro cosa realizzo col secondo panetto della nostra pasta frolla. La pasta frolla troverete il link tra i commenti, come farla, oppure se andrete sul sito troverete l'articolo che vi mostra proprio come realizzare la pasta frolla con la semola integrale oppure la semola normale, diciamo quella che usiamo per altre ricette. Allora, oggi con il secondo panetto, vi dicevo, della pasta frolla con cui ho realizzato qualche giorno fa la ricetta della crostata fredda, vado a realizzare un pasticciotto light con crema light, marmellata dietetica e pasta frolla light. Allora, abbiamo detto che per questa ricetta ci vuole la nostra pasta frolla light con semola integrale, 40 g di amido di mais, del dolcificante liquido, marmellata light del gusto che preferite e il latte di mandorle, ma questo qui che porta semplicemente 24 calorie. Non so se si riesce a vedere. Ogni 100 grammi 24 calorie. Va bene? Perfetto. Allora, è un tuorlo d'uovo. Adesso procediamo a fare la crema. Rompiamo il tuorlo con un pochino di latte di mandorla. Eccolo qui. Mettiamolo nella pentola. Aggiungiamo tutto il latte di mandorla, abbiamo detto mezzo litro di latte di mandorla light, aggiungiamo l'amido, e accendiamo il fornello per far solidificare la nostra crema. Poi aggiungiamo il dolcificante liquido. Ecco qui, a questo punto la nostra crema è fatta. Aggiungiamo il dolcificante, poi assaggiamo e vediamo. Quando è dolce come piace a noi, stoppiamo, non mettiamo più goccine di dolcificante. Possiamo spegnere. E procediamo all'assemblaggio della torta. Ho rivestito di carta forno una teglia 20x20 o una pirofila, vedete voi cosa vi trovate e come vi trovate più comodi. E ora ho bucherellato con i rebbi di una forchetta l'impasto steso sottilmente e aggiungo la crema. Eccoci qua, abbiamo aggiunto la nostra crema, ora aggiungiamo qualche cucchiaino della marmellata che più preferiamo. Io, siccome c'è la crema a mandorla, ho pensato di mettere la crema ad albicocche. Eccoci qua. Ora ricopriamo con il restante impasto, sempre sottile, fatto in modo sottile, tra due fogli di carta forno. Ricopro e metto in forno. Sigilliamo. Bucherelliamo e mettiamo in forno. Eccola ragazzi, appena sfornata, una meraviglia, un profumo spettacolare.
Però bisogna farla fare completamente fredda e lasciarla almeno una mezz'oretta sotto il frigo. Ci vediamo dopo.